Eccoci qui, ciao ragazzi, tutto bene? Tutto a posto? Bene, sì, sono sicuro di sì. Io ho qualche problemino del quale poi vi parlerò. Allora, intanto due cose veloci, veloci, veloci. La prima è che mi hanno spostato la giornata di housekeeping, doveva essere ieri, invece l'hanno spostata oggi, mi hanno avvisato ieri, quindi come al solito da un momento all'altro potrebbe arrivare la donna delle pulizie e come al solito noi continuiamo tranquillamente, lasciamola lavorare, lavoriamo tranquillamente, andiamo avanti tranquillamente. Anche oggi ho messo questa telecamera così, ecco, se arriva ve la faccio vedere in diretta. Oh, la seconda cosa è che a volte mi chiedono, ma insomma, ma tu cosa mangi la mattina a colazione, eccetera, l'americana? Allora, a me piace un sacco mangiare come colazione il famoso bacon and eggs, all'americana, classica, pancetta e uova. Le uova, tra l'altro, vi dico questa cosa, quando si fa colazione all'americana e scegliete bacon and eggs, il cameriere o la cameriera vi chiederà come volete le uova. Allora, le uova possono essere o strapazzate, quindi scrambled eggs, oppure tipo il tegamino, si chiamano over. Allora, e poi c'è il tipo di cottura, che può essere insomma, medium, well, eccetera. Io di genere prendo il bacon and eggs over medium, questo è quello che vi dico. Però quando sono in casa non mi faccio le uova alla pancetta, invece mi faccio una colazione che adesso vi faccio vedere. Intanto il caffè. Questo qua di Starbucks, eccolo qui, lo faccio vedere così un po' di nostalgici. E poi invece mi mangio queste deliziose ciambelline, si chiamano softies e sono tipo donuts e ce ne sono di tante qualità, adesso vi faccio vedere. Vedete? Sono tipo donuts e ce ne sono queste che sono queste qui che sono classiche. Poi ci sono queste qui con una specie di zucchero sopra, molto buono, e queste al cioccolato, queste qui al cioccolato, ecco. Quindi, invidia, no, le voglio, dai, va bene. Ragazzi, sono delle botte di calorie veramente toste. Allora, partiamo con la puntata di oggi, facendo vedere cosa è successo ieri. Dunque, ieri sono andato al Greenwich Village. E, purtroppo però nel pomeriggio è iniziato a piovere, quindi ho potuto fare solo poche cose, e ho potuto, veramente diluviava, e mi sono dimenticato di portare l'ombrello, avevo dietro un keyway, me lo sono messo su, però la telecamera non potevo usarla perché sarebbe inzuppata d'acqua. Quindi alcune cose le ho fatte, quindi alcune cose ve le farò vedere, altre magari ve le farò vedere più avanti e mi sono anche ripromesso di fare un giro al Greenwich di sera. Che è, diciamo che è il momento topico del village, in modo che insomma che possiate vedere anche questa cosa. Allora, partiamo subito con queste cose che comprendono anche delle particolarità. Allora, partiamo. Questo qua. Siamo all'incrocio qui della Quarta Avenue e Avenue of Americas. Qui siamo, vedete lì in fondo c'è l'Empire. E dunque vi faccio vedere un po' di viste generali e poi anche invece alcune cose prese sempre da Forgotten New York. Ecco, questi sono i negozi tipici del village, materiali diciamo al limite del sexy shop. Tenete presente che il village è un quartiere che soprattutto nel 1900 ha visto arrivare artisti. Rivoluzionari, tendenze musicali e artistiche, librarie, cioè veramente è stata una botta di vita. Adesso recentemente è un po' decaduto perché gli affitti sono aumentati, la gente che abita lì si lamenta per il rumore dei locali troppo alto, insomma, sta un po' come dire, ecco, vedi, se fumate diventate così. Questo è un pub, questo qui lo vedo spesso, quando giro nel Greenwich lo vedo spesso. E vi dicevo, il Greenwich adesso è un po' decaduto, nel senso che anche i movimenti artistici è rimasto come grande punto di riferimento della comunità gay, infatti adesso poi lo vedrete in Christopher Street, che è la strada che leggevo, che è quella proprio, diciamo, classica dei gay, e lì c'è un parco dove ci sono anche le statue, del quale vi parliamo dopo. Ecco, ci stiamo arrivando. Ecco, Christopher Park. Dentro vedete fra poco che ci sono due statue bianche che rappresentano due coppie gay ed è diciamo, il simbolo della comunità che è lì.
No, non ancora al Fetentello, non sono ancora andato a Antuccio, ma vedrai che ci vado, non ti preoccupare, vedrai che ci vado. E, ecco, qui siamo sempre in Christopher Street. Ecco, scusate, mi fermo un attimo perché questa cosa è interessante e torno in video io. Vedete questo Village Cigars? Allora, torno in video io, poi dopo lo riprendiamo e poi ve lo spiego anche meglio questa cosa. Allora, questo Village Cigars è diventato un punto di ritrovo del village. Davanti all'ingresso, poi lo vedrete meglio, c'è un mosaico fatto a triangolo, che è stato una specie di moto di ribellione, nel senso che in questo posto c'erano delle case condominiali. E poi a un certo punto la città di New York doveva far passare lì la metropolitana e queste case furono requisite. Il proprietario di queste case, ovviamente non essendo contento, si rifiutò però almeno di consegnare la parte di marciapiede di fronte a queste case, proprio si rifiutò e mise una targa dalla quale poi parleremo dopo, in cui diceva che insomma, la proprietà privata aveva resistito rispetto al pubblico, insomma, una cosa di questo tipo. Poi dopo questo condominio comunque non c'è più e al suo posto è arrivato questo negozio appunto di Village Cigars che è diventato proprio un punto di ritrovo del village. Ok, vado avanti. Ecco qui è un negozio fetish, anche questo, tutta roba fruste, lattice. Ecco, qui siamo a Greenwich Street e Perry Street. Ecco, e qui adesso vedrete un'altra cosa carina. Fra poco. Tanto vedete che belle che sono queste strade, tutte lastricate di porfido. Ecco, questo qui c'era il vecchio carcere di Sing Sing. Qui siamo all'estremità Charles verso l'Hudson River. E qui c'è il carcere di Sing Sing, poi dopo è stato spostato upstate, però è rimasto ancora questo vicolo che appunto, sul quale si affacciava il carcere. E questo è segnalato dal Forgotten New York, quindi sono andato lì a farvelo vedere. Queste sono tutte le strade del village, vedete, adesso è molto tranquillo, soprattutto di giorno è molto molto tranquillo, poi la sera si anima. E magari una sera ci vado così ve lo documento. Ecco, e qui arriviamo a Grove Court. Qui, dunque, intanto anche qui mi fermo un attimo, scusate, e torno in video io, anche questa ve la voglio spiegare bene. Allora, dunque, questo Grove Court fu costruito tra il 1848 e il 1852. E rivoluzionò l'idea delle case a New York, perché diciamo, l'alta società si rifiutava di avere case che non fossero prospicienti alla strada. Queste cose interne non erano accettate. Ci fu un panettiere che aveva un negozio lì in questa strada, il quale ebbe un'idea geniale. Costruì delle case, quelle che adesso vedrete, all'interno di un cortile, quindi che non si affacciavano sulla strada, e le vendette a lavoratori, gente di affari e cose di questo tipo, in modo che le vendette a un prezzo più basso. Però cosa succede? Cosa successe? Che acquistò tutte queste persone come clienti e quindi diventò questo cortile, è diventato famoso per questa cosa. Adesso vado avanti e ve lo faccio vedere. Ecco. Guarda che carino che è. Adesso è chiuso, è diventato un luogo esclusivo del village, questo, non si può entrare, è privato. Però vedete, questo cortile interno con queste case bellissime, proprio belle, 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 belle. Intanto qui proseguiamo. Ecco, e qui arriviamo a un altro punto che adesso vi dirò, che è un altro must del village. Ecco, se capitate qui a New York, un giorno nel village, fatevelo, ne vale la pena, vi assicuro che ne vale la pena. Ci sono questi vicoletti, queste stradine, queste cose molto, molto caratteristiche. Ecco, arriviamo qui. Questa è
una casa che è la casa più antica del village, è stata costruita nel 1799, non è questa adesso quella che vedrete dopo, e molto prima che ci fossero le strade proprio del village intorno. La parte, adesso fra un po' la vedrete, non è questa, ecco, questo è all'incrocio tra Commerce Street e Bedford Street. Ecco, questa casa, questa dicevo è stata costruita nel 1799, la parte in mattoni che vedete invece è stata aggiunta nel 1836 e il terzo piano, l'ultimo piano, è stato aggiunto nel 1920. Oh, una cosa particolare che qualcuno di voi forse conoscerà è che lì a fianco di questa casa ce n'è un'altra, dunque qui siamo al 77, quella che vedete a fianco è la casa più piccola, più stretta del Greenwich. Intanto vabbè, in quella casa lì grande, vabbè, ne abbiamo parlato. In questa casa più piccola, che è al numero 75 e mezzo, è talmente piccola che è stato aggiunto appunto un mezzo numero, è larga solo 9 piedi e mezzo, che sono circa 2,90 m, e qui ci ha vissuto un poeta, Edna Vincent Milley. Tra il 1923 e il 1924 c'è anche una targa che lo fa vedere. Adesso fa un po', forse, non so se è già passato. Eccola qua. Ah no, 1892-1950. Beh, insomma. E questa appunto è la particolarità la casa più stretta che si trova nel village. È meta anche di turisti. Infatti, ho visto che c'era un gruppo di turisti che venivano accompagnati da queste guide volontarie, credo che fossero, e poi appunto si erano fermate lì per fare le fotografie, per fare questo. Ecco, intanto qui. Ecco, qui arriviamo a un'altra particolarità, questo blocco, chiamato il vulcano, quella sembra una formazione naturale. Anche questa è segnalata dal Forgotten New York. Vedete in mezzo alla strada questa cosa, questa roccia, in realtà non è naturale, ma è un blocco di cemento che è stato costruito, è stato messo lì dal proprietario di un ristorante che era lì vicino nel 1982 e da quel momento non è mai stato tolto. Questa è una cosa stranissima per New York, perché cioè, pensate un po' a uno che si mette un blocco di cemento che raffigura un vulcano davanti e nessuno dice nulla. Vabbè, comunque questo, New York è anche questo, cioè, è un aspetto anche questo di New York. Ecco, scusate ragazzi, fermi un attimo perché mi è arrivata, credo, la housekeeping. Vado per. Ok, just a second, please. Aspettate, mi fermo un attimo, tolgo il microfono. Last year there was Francis. Do you know Francis? It's already here? No? Allora, eccoci qua. Mi rimetto a posto io. Eccoci qua, a posto. Ok. Vado avanti, allora ragazzi, vi stavo dicendo del village, quello è un po' vabbè in diretta. E fra un po' arriviamo a un altro punto di interesse, che è questo. Questo qui è il Thomas Paine e Greenwich Village, anche qui va fatto un piccolo racconto. Questo è un locale che appunto si chiama Mary's Crisis Café. Crisis perché l'autore di Crisis era appunto uno scrittore, diciamo, rivoluzionario che teorizzava il fatto che l'America, stiamo parlando di anni antiche, cioè adesso non ho qui sotto mano esattamente, comunque insomma, molto antichi, e teorizzava il fatto che l'America non dovesse essere sotto l'Inghilterra.
E quindi scrisse degli opuscoli, dei libri che appunto teorizzavano questa cosa. Il libro si chiama Crisis e Mary perché viene dal nome della proprietaria di un sacco di sale da tè nel Greenwich, che si chiamava Romany Mary. Ecco, e questo vedete è il Village Cigars di quale vi parlavo prima, e vedete questa targa che vedete qui davanti. Ecco, property the health estate which has never been dedicated for public purposes, cioè è una scritta che dice che questa parte non è mai stata dedicata a scopi pubblici, ma solo a cose private. Questo si chiama Hesse State Triangle, si trova alla Settima Avenue e la Christopher Street. Ecco, qui invece siamo arrivati al Northern Dispensary, che è una casa in particolare posizione, per cui l'indirizzo è Waverly, perché ha come si chiamano, le pareti che sono strana posizione, per cui sono tutte adiacenti alla stessa città, alla stessa via, scusate. Ed è stata un luogo dove dal 1831 fino al 1980 ha elargito trattamenti medici gratuitamente. Vedete, qui siamo invece a Gay Street, stiamo tornando nel pieno della comunità gay, e fra un po' vedrete un'altra cosa. Intanto qui mi ero fermato a mangiare e qui adesso vi farò vedere anche cosa ho mangiato ieri. Excuse me, can you let me the soap for the dishwasher, please? Can you let me the soap for the dishwasher? Can you let that there? Yeah, I need it. If you can, but if you... Intanto va bene, avete visto quello che ho mangiato? Queste quattro signore che vi ho fatto vedere, le ho prese perché sembravano Sex and the City al futuro. Intanto siamo arrivati a Golden Swan Park, che è un altro parco dove qui c'era un ristorante. Intanto sentite qui l'umore di New York sotto casa mia. It's ok, thank you so much. E qui c'era un ristorante appunto dove in fondo c'era una specie di piscina con un cigno, e quindi ho preso questo il nome del Golden Swan Park, appunto. E questo si trova alla Sesta Avenue e Quarta Strada. Oggi vi ho portato con me un po' a spasso nel village. Ecco, qui siamo a Washington Square Park. Volevo entrare qui in Washington Square, qui peraltro iniziava a piovere, però hanno chiuso tutta la parte destra del parco e stanno facendo una ristrutturazione. Lì c'era anche la statua di Garibaldi, e per cui non sono andato, cioè sono andato avanti per farvi vedere un'altra cosa. Vabbè, lì in fondo vedete la Chase Church, della quale, Grace Church, scusate, della quale poi parleremo nei prossimi giorni. E invece qui c'è un luogo con una scritta che si chiama Trefords, guardate che belle che sono queste case, ed era un ristorante che è costruito nel 1882. Adesso non è più un ristorante, però hanno lasciato la scritta. Ecco, vedete, intanto pioveva alla grande. Comunque il posto è proprio bello. Qui siamo sulla Broadway e Waverly Place. Qui sulla Broadway, ragazzi, se l'aveva fatta a piedi verso sud, ve li garantisco che vedrete delle cose splendide. Guardate queste costruzioni. Ecco, qui intanto siamo arrivati un attimo invece ad un altro punto che si chiama Washington Mews, sulla Quinta Avenue e Washington Square. Queste erano stalle che sono state costruite nel 1930 e sono state poi convertite ad abitazioni. Ed è rimasto anche questo una parte interna, un angolo di New York, come dire, che non è battuta, vedete anche il selciato anche qui, Washington Mews. È così una cosa un po' particolare, in mezzo al... Diciamo, i grandi caseggiati, in mezzo ai grandi grattacieli, ci sono anche questi angolini, questi piccoli vicoli dove era chiuso anche un po' di storia, se volete, della città. Ecco,
qui purtroppo ho dovuto fare delle cose molto rapide perché qui non potevo, non avevo nulla per potermi proteggere e stava piovendo, quindi purtroppo insomma da qui in poi le riprese sono un po' così così. Infatti qui mi sono messo sotto un parapetto, no? Ecco, qui invece siamo in un altro posto da menzionare, vabbè, questa è una targa di quelli che vendono le case, si chiama Patch in Place Gas Lamp, è un cortile del 1930 e qui ci hanno abitato poeti, scrittori, autori, uno si chiama John Reed. E, dunque dovete sapere che nel 1800 a New York sono state introdotte le lampade a gas e solo due di queste lampade stanno sopravvivendo anche se poi gli hanno messo dentro le lampadine. Una è questa e una è all'ingresso di questo cortile. Eccola qua, vedete, sono state convertite a elettricità, però in origine erano a gas. Sono le uniche due lampade a gas che sono ancora rimaste nella città. E qui invece siamo arrivati all'ultima cosa che devo farvi vedere, che si chiama The Half Cemetery, metà cimitero, perché questo era un cimitero intero. Poi hanno dovuto costruire una strada e come gli americani sono molto spicci in queste cose, sono passati in mezzo, metà i resti li hanno tolti, li hanno portati da altre parti e hanno lasciato solo questa metà del cimitero. Questo è il motivo per il quale viene chiamato appunto The Half Cemetery, metà cimitero. Siamo ancora. Ecco, qui poi c'è, ho visto quest'altra casa con questa finestra fatta a 45 gradi. Anche questa è una storia, però non ho ben capito come, però insomma non è poi interessantissima, interessantissima, però era particolare, quindi ve l'ho fatta vedere. Ecco ragazzi, questo è quello che ho fatto ieri. Purtroppo non ho potuto fare di più perché, come vi dicevo, la pioggia mi ha praticamente interrotto le riprese. Tra l'altro vi devo dire un'altra cosa, che io ho in questo momento i piedi che sono cotti, veramente ho delle ferite. Ieri sono andato da Duane Reade a prendere delle pomate, delle cose, ma insomma ce li ho veramente disastrati. Per cui, per quanto riguarda la puntata di domani, qualcosa sicuramente vi farò vedere, però vi dico subito, domani io rimarrò qui in zona Times Square, magari farò vedere delle cose qui per i nostalgici di Times Square, per i nostalgici dei negozi che sono qui intorno, vi farò vedere alcune di queste cose. In più, domani mi sono già messo d'accordo, farò un collegamento con un personaggio che voi dovete conoscere perché è un personaggio straordinario. È un ragazzo italiano che vive in Florida, a Jacksonville, e fa il grafico pubblicitario e è diventato un must in YouTube. Lui ogni giorno pubblica, quasi ogni giorno pubblica un video su YouTube, è diventato partner di YouTube ed è seguitissimo sulla rete, è veramente un personaggio. Io vi consiglio di vederlo perché è stranissimo, un po' ci fa secondo me, però vedrete che è molto strano. Si chiama Mirko Jacks, se andate su Google o su YouTube e cercate Mirko con la K, Jacks, Jax, tutto attaccato, Mirko Jacks. Vedete che personaggio è e vedete cosa mette. Oppure lui ha anche un sito che si chiama Voxifera, cioè www.voxifera.com. E quindi insomma parleremo un po' con lui della vita americana, di come si fa a venire qua in America. Insomma, è un personaggio anche molto simpatico, quindi vedrete che vi piacerà. Scusatemi ragazzi, ma domani veramente io non ho veramente la possibilità fisica di poter fare di più. Capirete, insomma, questi giorni, guardate, per fare queste cose non sembra, ma vi garantisco che ho camminato veramente chilometri, 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 sono veramente i piedi a pezzi. Va bene. Niente, per adesso è tutto, quindi vi dicevo ci rivediamo domani con questo nuovo appuntamento, sicuramente ci vedremo, sicuramente vi piacerà, sono certo. E io quindi vi saluto come al solito, col solito grande ciao.